I suoni della tradizione salentina hanno scaldato gli animi di turisti e appassionati che hanno preso parte alla 20ª edizione della Notte della Taranta, sabato 26 agosto a Melpignano, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica e delle danze della tradizione, guidato nella 20ª edizione dal maestro concertatore Rafael Gualazzi. Pizzica e non solo, le imponenti luminarie allestite sul palco hanno fatto da sfondo a una serata dedicata anche al gusto, a raccontare il territorio attraverso le gastronomie in occasione dell'evento di maggior richiamo nel Salento, il sistema ambientale e culturale delle Serre Salentine e il Centro di Educazione Ambientale, ente gestore dell'ambizioso progetto che mira alla fruizione coordinata e sostenibile dei beni dei 16 comuni che lo compongono. Oggi siamo qui a Melpignano nella Notte della Taranta per un messaggio preciso, in una festa che tradizionalmente è una festa della salentinità, così come abbiamo fatto a Maglie per il Mercatino del Gusto, come abbiamo fatto a Ruffano per la festa di San Rocco, come faremo in tutti i comuni del SAC. Siamo qui per presentare un prodotto che sarà capace sicuramente di attirare l'interesse dei tantissimi che sono convenuti qui a Melpignano, soprattutto dei giovani, i quali debbono saper apprezzare non solo la gastronomia, ma anche e soprattutto saper apprezzare il territorio e i beni culturali dello stesso. Per cui io mi auguro che questa manifestazione e la presenza in questa manifestazione possa essere un volano importante insieme alle altre per raggiungere gli scopi a cui facevo riferimento prima.